Ciao a tutti, sono Giorgio della Doctor Movie Produzioni e in questo video parleremo di live shooting, o come direbbero i francesi, di reportage. E vi presenterò un mezzo estremamente professionale per questo genere filmico, ovvero la Panasonic AGAC90. La Panasonic AGAC90 è il nuovo arrivato in casa Doctor Movie, che vanta un ampio parco camere, e l'ho comprata principalmente per potenziare le produzioni di eventi dal vivo e quindi tutto ciò legato al live, alla musica, allo sport. Un mezzo flessibile e veloce adatto a questo tipo di situazioni. Flessibile e veloce in quanto in questo tipo di situazioni entra sempre in ballo l'importanza di avere una focale con grande variabilità, l'autofocus, un mezzo che dia dinamismo e flessibilità. La Panasonic AG90 è l'entry level del marchio Panasonic, che vede la 160 e la 250 come modelli più avanzati. Modelli che per alcuni aspetti si assomigliano, per altri si differenziano, in quanto la G90 è l'entry level. La cosa che vorrei evidenziare è che non dobbiamo pensare che il sensore piccolo da un quarto di pollici e una fascia di prezzo accessibile ci indicano questo mezzo come poco professionale. Sicuramente è un entry level, ovvero una prima fascia di camcorder professionali ad alta definizione. Prima di andare a vedere le funzioni della camera nello specifico, è sicuramente costruttivo vedere l'origine del termine reportage. Il reportage è un termine che viene dal giornalismo francese e si indica un tipo di articolo in cui viene privilegiata la testimonianza diretta. Quindi questo che vuol dire? Trovarsi in situazioni nuove, in situazioni alla quali dobbiamo creare e costruire una buona fotografia velocemente, senza sapere se ci saranno altre luci o in quale condizioni ci troveremo. Rendere protagonista chi è davanti e anche dargli voce. Infatti il camcorder può registrare con microfoni professionali con ingressi XLR, può con il suo Phantom dare alimentazione a microfoni professionali e quindi un mezzo adatto al reportage, al giornalismo, a questo tipo di eventi. Ovviamente possiamo dividere il mondo del video in due macro aree. Un'area legata alla fiction, dove su un copione, una sceneggiatura, è scritto per filo e per segno quello che succederà e di conseguenza anche dove noi andremo a riprendere. E invece un'altra macro area del mondo del video è l'area legata al live, agli eventi, ai concerti, allo sport. Un'area in cui non abbiamo un copione prestabilito, sappiamo sommariamente quello che succederà, i momenti in cui ci sarà il solo, però non sappiamo dove andarne a riprendere. Infatti questo tipo di situazioni degli eventi sportivi, come dei concerti, come della danza, vengono ripresi in una situazione di multicamera proprio per questo motivo. Quindi ha un mezzo adatto sia ai professionisti che vogliono affrontare il mondo del live video e del live events con un mezzo più dinamico, ma sicuramente un mezzo adatto anche ai neofiti del video, che possono allenarsi con un mezzo che realizza solo ed esclusivamente video, un mezzo dove si possono imparare con facilità i principi del video, come il white balance o come il fuoco manuale, che è più semplice imparare con un camcorder che non con una reflex. E quindi per questo motivo mi piaceva fare questa introduzione per spiegare bene, diciamo, cos'è il live video e perché un camcorder è sicuramente un mezzo più professionale in questo tipo di situazioni. Prendendo la telecamera in mano, adesso la sgancio dal cavalletto così la vediamo insieme, dimensioni e compattezza, di certo ci colpisce subito l'estrema leggerezza del camcorder. Finali, come vediamo, la grandezza è più o meno di un palmo. Le novità. Adesso sicuramente una balza subito agli occhi in quanto l'ho già estratto il monitor, però il fatto che il monitor non è stato inserito sul fianco della camera e apribile come vecchi modelli, come è stato inserito direttamente nella parte superiore. È un monitor estraibile, come vedete, da 3 pollici e mezzo, e questo ci aiuta ad avere i bottoni subito disponibili per le nostre operazioni. La seconda novità è rappresentata dalla tripla ghiera. Come vedete, una volta l'Iris, sempre nella P100, era una rotella qui sul fianco, ma avere la tripla ghiera ci consente un grandissimo controllo della camera, dove c'è lo zoom,
il fuoco. Adesso creiamo una sfogatura, ecco qua. Il fuoco, per mettere a fuoco, e l'iris. E come vediamo, questo è molto importante perché riusciamo con facilità a creare, a costruirci la nostra immagine. Uno zoom che è un 12x, quindi un'ottica che passa da 29 mm in wide a 360 mm in tele, facendo una conversione del sensore da un quarto di pollice nel sensore, diciamo, 35 mm. Quindi 12x, una grandissima ottica. Ecco, vediamo insieme queste qua. Come vediamo, la luce blu che si trova a circa 2-3 metri da me, stringendo sulla molletta per farvi vedere subito la resa. Come vediamo, abbiamo un grandissimo dettaglio della molletta. E anche qua, non so se il cameraman lo prende per farvi vedere come la luminosità dell'ottica, come vediamo i dB entrano direttamente a step di 1. Una volta nei vecchi camcorder, quando si inseriva il guadagno, che possiamo chiamare gli AISO, si andava per step di 3 o di 6 dB. Invece possiamo inserirli uno per uno. Una telecamera molto luminosa, la luminosità è data dai 3 sensori MOS di tipo BCI, sono sensori moderni, sensori retroilluminati, ve ne sono addirittura 3. Perché 3 sensori MOS? Perché vengono attribuiti ognuno a un colore primario, ovvero una scansione dei red, green e blu. Per quanto riguarda i formati di registrazione, come la videocamera può registrare in vari formati. Parte da, diciamo, la camera registra a 28 megabit al secondo e nel formato AVCHD, un formato che dal quale si può ottenere una buona post-produzione. Come vediamo, la videocamera può avere vari formati di compressione, si passa dai PS mode di 28 megabit al secondo alle modalità più compresse, PH e HA, ma anche modalità estremamente compresse, come vediamo le modalità PM, SA, che possono essere adatti per eventi di lunga durata che hanno distribuzione solo sul web. Le varie funzioni della videocamera, come vediamo, molte sono inserite direttamente qua sul fianco, dall'iris automatico e manuale, il fuoco che può essere messo in automatico manuale, l'OIS stabilizer, ecco, e quindi lo stabilizzatore ottico a 5 assi è veramente pazzesco e incredibile. White balance, che può essere gestito semplicemente con un bottone, quindi adattarci a ogni sbalzo e cambiamento di luce. La Zebra e il Focus Assist. Non solo una grande ottica, ma anche un grande software che ci consente di realizzare una grande fotografia. E questo grazie anche all'istogramma presente nel menu, che ci consente di fare grandi immagini, ma anche grazie ai profili colore della camera, che come vediamo ci sono 6 profili colore salvati. Noi possiamo customizzarli, ovvero perfezionarli a nostro piacimento, e come vediamo la camera si creano subito differenti forme di saturazione e di colore. Questo se vogliamo dargli subito un taglio bello alle immagini da subito, se lo vogliamo fare secondamente in post produzione. Sono stati inseriti anche i DNSR, ovvero la Dynamic Range Stretcher. Questo aiuta a creare un contrasto più tenue e quindi a realizzare in post produzione una grande fotografia. I Dynamic Range Stretcher possono essere inseriti anche sui bottoni, come vediamo qui ci sono user 1, 2 e 3, ci sono delle funzioni custom. L'audio, cosa dire dell'audio? L'audio, la camera ha 2 ingressi Canon XLR, quindi ci sono 2 slot per montare microfoni professionali. Qui da questo lato vi faccio vedere i regolatori del volume, quindi quando stiamo direttamente in registrazione possiamo con semplicità alzare e abbassare il volume. Possiamo sentire l'audio in cuffia. Ecco, come faccio vedere, come vediamo, ecco i 2 audio input. E come vediamo possiamo inserire il microfono da qui e quindi abbiamo i regolatori del volume, non solo poi qua sul dorso della macchina, ma anche all'interno del menu, dove possiamo così regolare anche il guadagno
dei microfoni e quindi un camcorder che per quanto riguarda l'audio si comporta come un vero registratore audio professionale. Come vediamo le connessioni, abbiamo l'uscita HDMI che è molto importante, con la quale possiamo mandare il segnale della camera direttamente su registratori esterni. Su questo sto facendo delle prove di recente, ho fatto delle prove. Registrare in questa modalità è molto professionale perché possiamo registrare a bitrate molto più elevati e il segnale arriva benissimo. Vabbè, connessioni normali USB e controller remotati per la telecamera. La videocamera registra su schede di tipo SD, schede classe 10 sono raccomandate e come vediamo possono essere inserite addirittura due schede. Questo può creare delle funzioni vantaggiose che è sia il recording backup, ovvero che lo stesso filmato viene registrato su entrambe le schede, o continuous rec, che vuol dire che una volta terminata una scheda la videocamera inizia a registrare anche sulla seconda. Una funzione anche estremamente avanzata e innovativa è la possibilità di inserire schede HiFi. Le schede HiFi sono schede che si connettono con la rete internet e quindi possiamo inserire la nostra scheda per registrare le immagini e la scheda HiFi che fa sì che ogni volta terminata la registrazione di un file attraverso la rete, il file che abbiamo appena terminato di registrare viene mandato subito su un server cloud e quindi questo può essere vantaggioso per mandare direttamente al nostro montatore, al nostro datore di lavoro, le immagini che abbiamo già girato comodamente appena tornati a casa o direttamente sul set. Per quanto riguarda l'alimentazione, la videocamera può andare sia con la corrente continua o comunque la videocamera utilizza batterie estremamente professionali, batterie ad alto amperaggio che possono garantire una durata di circa anche 4-5 ore. E inoltre una cosa vantaggiosa che ho trovato, essendo già un utente Panasonic, posso dire che le vecchie batterie della mia Panasonic 100 funzionano anche su questo nuovo modello. Batterie quindi professionali con una lunga durata. Con l'unico aspetto negativo è l'assenza di filtri ND che c'erano nel mio vecchio modello di camera Panasonic, la Panasonic 100, ovvero la possibilità di inserire con una levetta dei filtri ND. Ma diciamo si può bypassare con semplicità questo gap, questa mancanza, con dei normali filtri da 49 mm. Infatti la videocamera monta i filtri dei 49 mm che reputo indispensabili. Ecco, come vediamo il filtro può essere avvitato comodamente. Adesso abbiamo montato un polarizzatore che per gli esterni è sempre bello. E con questo penso di aver detto tutto. Beh, sicuramente potrei stare un sacco di tempo a parlarvi sia della telecamera in sé, sia di alcuni utilizzi e di alcune cose fatte. Questo è solamente un discorso di passione. Quello che volevo fare con questo video è dare una descrizione della Panasonic 90 in generale e nello specifico, ma sia di parlare anche dello stile di shooting col camcorder. Non volevo fare un video che mettesse troppo a confronto due cose, in quanto confrontare il camcorder con apparecchi come le reflex digitali che vanno di moda è un discorso che trovo sempre superficiale. Come dico sempre, sono oggetti differenti per utilizzi differenti. A volte serve il fioretto, a volte serve la spada. Di certo, se uno si domanda ma è meglio la videocamera o la reflex, e uno potrebbe anche rispondere ma perché non tutte e due. Infatti, diciamo, possono creare insieme un camcorder che dà una base pulita e una reflex che dà una base un po' più estetica, dei perfetti connubi, e possono essere mezzi estremamente complementari. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, al prossimo video. Visitate il canale della Dr. Movie, canale nel quale non troverete solo esclusivamente recensioni e tutorial, ma troverete principalmente video creativi. Un saluto a tutti e grazie.